La perdita dei capelli è sicuramente uno degli aspetti, una delle perdite più dolorose che le pazienti affrontano durante il trattamento oncologico, perché i capelli per le donne, per tutti noi, sono un segno importante dell'identità femminile. E quindi la minaccia e poi la consapevolezza di andare incontro a questa perdita è sicuramente l'angoscia più forte che io riscontro nelle nostre pazienti. Che cosa si può fare? Perché è chiaro che quando un trattamento fa cadere i capelli non ci sono soluzioni di tipo medico. La paziente deve essere aiutata a confrontarsi con questa realtà e passa anche molto attraverso tutta una serie di tecniche, ma anche di opzioni difensive che permettono alla donna di ritrovarsi, perché hanno utilizzato un qualcosa che restituisce loro l'immagine corporea. Devo dire che a me è servita molto e devo pure dire però che è una scelta molto complessa quella della parrucca, per cui bisogna sempre affidarsi a persone che ti sanno dare i giusti consigli. Personalmente io curo questa cosa perché dal punto di vista umano è un'esperienza unica per una volontaria. Intanto ci sono dei preliminari, non è che entrano, prendono la parrucca e se ne vanno, raccontano la loro storia, con le lacrime, con le difficoltà. Però quando poi si innesca un gioco alle signore, loro misurano vari modelli, vari colori, per cui ritrovano l'aspetto prima che avevano prima delle cure, per cui entrano con le lacrime e sicuramente escono un sorriso, e a volte posso abbracciarla come se debbono a me questa cosa, ma noi in effetti siamo solamente un tramite. Allora, sicuramente per le altre donne un messaggio è di non scoraggiarsi mai, di combattere sempre con il sorriso una battaglia, perché l'umore, lo stato psicologico positivo aiuta molto alla guarigione. Io sono un tipo che non gli piace che non mi piacciono gli occhi addosso, di conseguenza avere la parrucca è come avere i miei capelli e non gli occhi della gente che mi guardano pensando o chiedendosi che cosa possa aver avuto. Cioè, tutte delle strategie che servono per difenderle da questo dolore e renderlo più accettabile, e quindi permettere loro anche di avere quei rapporti sociali che altrimenti ovviamente sarebbero fortemente pregiudicati. Da paziente ho poi, diciamo, capito quanto era importante anche la cura della parte estetica per una paziente oncologica, ma proprio perché aiuta a sostenerti, a riconoscerti allo specchio, a continuare la tua vita sociale e senza essere intimorita dalle conseguenze delle terapie. Tra le pazienti, tra l'istituto che ci permette di fare questa cosa, per cui trovo che sia una cosa molto bella.